Buonasera, sono Massimo Donato di Atcom e questa sera sono a presentarvi le nuove luci On Air che vanno a completare il parco di luci di On Air. Avevamo iniziato con le luci a fluorescenza, con i tubi che possono essere sia marca Osram che con i più qualitativi marchi, con i più qualitativi tubi a marchio Kino Flow che garantiscono una migliore accuratezza nella temperatura del colore. Le luci a LED da un piede quadrato, quindi 600 LED, 900 LED o 1200 LED. I 600 LED che vedete in questo video ha una potenza equivalente di circa 250-300 Watt. La innovativa tecnologia dei LED remoti che permettono di avere una luce assolutamente precisa e controllata. I LED si trovano su una parte posteriore dell'illuminatore e passano attraverso questo filtro che ne garantisce l'accuratezza del colore, nonché la morbidità della luce. L'ultimo arrivato della famiglia è l'illuminatore con la lente Fresnel con corpo illuminante puntiforme e tutti i faretti della marca On Air hanno la possibilità di essere controllati sia con il DMX che tramite dimmer e tutti con l'esclusione delle fluorescenze sono alimentabili anche a batteria. Passiamo ora a vedere con maggiore dettaglio i corpi illuminanti singolarmente. Il primo che vedremo è il corpo illuminante da un piede quadrato a 600 LED, esiste nelle versioni da 600, 900 o 1200 LED e può essere alimentato con il suo alimentatore che viene incluso nella confezione che permette di lavorare con la rete a 220 volt oppure con la batteria stessa marca On Air che ne permette il completo funzionamento in autonomia anche all'aperto. Il dimmer può essere regolato con potenza 0-100 e c'è la possibilità di avere un controllo remoto radio oppure utilizzare un controllo remoto DMX. Andiamo a vedere la luce che viene prodotta. Vedete, in questo caso stiamo utilizzando dei LED a 5400 gradi Kelvin. La luce, l'ombra che viene prodotta è abbastanza morbida e nella confezione sono inclusi i filtri 5400 gradi Kelvin, 3200 gradi Kelvin e il filtro minus green per particolari condizioni di incarnato quando dobbiamo metterlo molto vicino al faretto. Il secondo faretto che andremo a vedere è l'illuminatore con corpo illuminante fluorescente. Sono in questo caso LFA 220, identifica il consumo. Sono quattro fluorescenze da 55 Watt che possono essere utilizzate sia lampade a marchio Osram che le più qualitative lampade Kino Flow che garantiscono una maggiore accuratezza della temperatura colore. Sul lato posteriore troviamo il dimmer. Andiamo a vedere che luce viene prodotta da questo faro. Come vedete la regolazione parte da un minimo di questo tipo, la luce è molto molto morbida. Anche qui è sufficiente sostituire le lampade per ottenere diverse temperature e colore. Si possono eventualmente utilizzare sempre anche le gelatine, ovviamente. E questa fa una luce equivalente di circa 1000 Watt. Il terzo faro che andremo a vedere è l'illuminazione LED con lente Fresnel, luce puntiforme. C'è un carrello per la selezione spot o flood dell'illuminazione, un dimmer regolabile per la potenza manuale e ovviamente i cavi passanti DMX. È alimentabile come al solito anche a 220 volt oppure con alimentazione a batteria sempre a marchio On Air. Andiamo a vedere anche in questo caso la luce prodotta. No. Come vedete la regolazione del carrello è particolarmente ben funzionante.
la regolazione spot flood molto estesa. E il dimmer che permette una regolazione. In questo caso si tratta di un esemplare di preserie, quindi purtroppo la regolazione del dimmer non è particolarmente precisa, è un problema che verrà sicuramente risolto negli esemplari di produzione. Il CRI in questo caso è particolarmente interessante, si parla di un CRI di circa 95. L'ultimo faretto che andremo a vedere questa sera è un LED con corpo illuminante a LED remoti, è una tecnologia innovativa che permette di ottenere una luce morbida e con una ottima resa da un punto di vista cromatico, perché la resa cromatica viene garantita da un filtro che viene applicato a posteriori davanti al corpo illuminante, che è un corpo illuminante a luce ultravioletta. Come sempre nella parte posteriore troviamo una regolazione dimmer, anche in questo caso ci sono presenti le prese per il controllo tramite rete DMX e l'interruttore di alimentazione. Andiamo a vedere che luce viene prodotta da questo faro. Come tutti è alimentabile sia con batterie VLOC o Gold Mount a vostro piacere, sia con alimentatore a 220 volt. O anche a 220 volt direttamente. Scusate. Luce morbida, molto. E andiamo a vedere la regolazione del dimmer, che in questo caso è completa a 0,100. E con questo vi ringrazio, un appuntamento alla prossima puntata con il meglio della tecnologia.